Bentornati diavoletti e bentornate diavolette qui su LR Channel. Finalmente sono tornata, oramai un po' di video li ho già registrati, per cui mi sto riprendendo, sto ritornando in tema. Quindi vi anticipo che il video di oggi sarà un video con la Ball. Qualcuno di voi ha già visto le foto relative a queste collaborazioni sul mio profilo Instagram. Seguitemi su Instagram perché vedete tutte le anticipazioni proprio lì, di solito le posto lì. Per chi fosse curioso di sapere come mi sono trovata con queste aziende, di vedere se ci sono degli sconti per i follower, eccetera, dovete guardarvi questo video. Per cui io, come al solito, vi do appuntamento dopo la sigla e vi mando un bacio. Allora, finalmente video con la Ball. Dico finalmente perché avevo uno di questi prodotti che ce l'avevo da un po', nel senso che mi era arrivato da un po', aspettavo qualcosa in più per fare insomma un video un po' più ricco e finalmente ieri mi sono arrivati dei pacchettini. Qualcuno di voi ha già visto le foto su Instagram e mi ha già chiesto varie informazioni. Vi dico subito, si tratta di un po' di gioiellini e un accessorio per la casa. Personalizzato, molto molto carino. Allora, partiamo subito da uno di quelli. In realtà mi sono piaciuti tutti tanto, però ognuno ha il suo settore. Partiamo subito da quelli che possono essere considerati i gioielli. Gioielli, ovviamente, tutte noi donnine impazziamo insomma un po' per i gioielli, cioè io mi agghindo sempre con 10.000 cose, bracciali, anelli. Anzi, se volete trovare i gioiellini della mia linea, ovvero quelli che io avevo preso come merchandising per Heller, vi metto qua il mio e anche sotto nell'info box il mio profilo di Pop e io praticamente li vendo. Per cui se volete comprarli, ovviamente faccio sempre dei prezzi stracciati, sconti o promozioni, per cui andate a vedere e magari mi capita anche di vendere qualche cosa dei miei vestiti usati. Di solito quelli usati molto molto poco, non vendo quelli distrutti. Però siccome mi avete spesso chiesto, oppure regali doppi, cose così, siccome mi avete spesso chiesto, vi dico, vi metto sotto il mio link di Pop. E insomma, lì trovate quelli che sono i gioielli della linea di Heller Merchandising. Ma per tornare ad altri gioielli che ho trovato veramente molto, molto, molto raffinati, fini, carini e proprio ti danno l'idea del prezioso ma del raffinato, iniziamo da The Peach Box. The Peach Box sono proprio gioiellini molto, molto eleganti, raffinatissimi, fini. Alla portata di tutti, perché se andate a vedere nel sito non hanno dei prezzi diciamo così inavvicinabili, ma la figura che fanno è proprio quella del gioiello da gioielleria. Innanzitutto ti arriva una scatola che è così, quindi già dalla scatola che è molto sobria ma anche molto elegante fa la sua figura. Infatti io la prenderò molto in considerazione per i regali. Ecco, loro mi hanno fatto scegliere in un catalogo che praticamente era il catalogo per le vlogger, però in realtà ci sono una tonnellata di cose nel loro sito. Aprendo la scatolina, a parte che questa parte qui è in velluto, per cui insomma molto raffinato, c'è questa bustina sempre in velluto, sempre con la scritta The Peach Box sopra, molto molto morbida, che serve ovviamente per contenere i gioielli, e dentro ci sono i gioielli. Io ho scelto questi orecchini con una pietra diamantoide, una pietra sbralusenta, grossa, molto trasparente, effettivamente dà proprio l'effetto, un effetto luminoso molto molto chic, super eleganti, color oro rosa. Mi piacciono tantissimo, vi dico la verità. Io di solito preferisco gli orecchini con i pendenti o i cerchi, però questi qui veramente li adoro. E ovviamente per cercare di fare insomma una cosa in coordinato, quindi una specie di piccola parure, ho voluto prendere una collanina che richiamasse sempre lo stesso tema, sempre la stessa scatola,
sempre la sacchettina di velluto e la collanina sempre in color oro rosa con questa pietra sbralusenta, sbralusentissima. Allora, i prezzi, come dicevo, sono veramente accessibili, non è niente di che, è ovvio, non sono i gioiellini cinesi che portiamo a casa con 2 euro, costano leggermente di più, però in realtà a me sono piaciuti veramente tantissimo, per cui insomma ve li consiglio. In ogni caso nell'info box trovate tutti i riferimenti al sito e anche le cose che ho preso io. Seconda cosa, SnapMade. SnapMade è un sito che praticamente realizza tutte, diciamo così, dei gadget personalizzati. Realizza cuscini, ma anche, che ne so, gioielli, spille, magliette, borse, e realizza anche quello che ho preso io in questa scatolina qua, che è praticamente un portacandele. Io ho fatto mettere una delle mie foto preferite mia, che ritrae me con la mia chitarra preferita, che è la Diavoletto. Ovviamente ne è venuta una striscia perché essendo rotonda, ovviamente la foto girava qua e ovviamente io l'ho voluta trasparente perché mi piaceva l'idea che mettendo dentro la candela si illuminasse tutto. Non avevo capito che la candela praticamente arriva a metà, non so se si vede, ma praticamente la candela si mette nella metà sopra. Pensavo che praticamente essendo sotto avrebbe illuminato tutto, però comunque mi piace molto lo stesso. Il vetro è satinato, come si chiama? Qua si mette la candelina, insomma, da bruciare ed è bellissimo, cioè la mia facciona che tiene in mano la Diavoletto. È una chitarra della Gibson, che è la mia chitarra preferita, ovviamente. Anche di SnapMade, cosa vi posso dire? Gentilissimi, la spedizione è stata abbastanza veloce per essere comunque un pacchetto che arriva dalla Cina. Credo che ci abbia messo 2 settimane, forse 20 giorni, ecco, ma non più di 3 settimane. Una cosa molto carina è che mi hanno dato la possibilità di regalarvi un piccolo sconto, quindi se state vedendo questo video e siete interessati a prendere una candela come questa o qualcosa di diverso, io ve lo consiglio. Sapete per cosa? Io ho sempre avuto tantissimi problemi quando facevo magari i regali al mio fidanzatino, piuttosto che avevo tantissimi problemi perché non sapevo mai cosa regalargli e tante volte il fatto di regalare un qualche cosa di personalizzato, per cui non so, una t-shirt personalizzata, un cuscino personalizzato, ma non per forza quella vostra foto che può sembrare insomma un po' da stalker, ma anche semplicemente con che ne so, il loro nome piuttosto che una frase, ecco, qualche cosa di personalizzato che sia solo vostro. Io ho sempre fatto fatica a trovarli. Qua in questo sito invece hanno di tutto. Io lo prenderò, prenderò qualcos'altro per la festa della mamma, vi dico la verità. Perché vorrei regalare a mia mamma qualche cosa di personalizzato che è solo mio e suo. E quindi non lo so, adesso vedrò se fargli fare, non so, una borsa piuttosto che un cuscino. Devo decidere, insomma, ma in ogni caso sul sito trovate tantissime cose e se volete approfittare c'è questa promozione, questo sconto che mi hanno dato da girare a voi del 15% in meno se fate un ordine superiore ai 30 dollari e del 50% in meno se fate un ordine superiore, scusate, e del 25% in meno se fate un ordine superiore ai 50 dollari. Per cui avete anche questo coupon, se volete approfittarne, questo è il caso. Ultimissimo brand di questo video con la bolla è un altro brand di gioielli. In questo caso sono gioielli molto meno eleganti, ma molto più trendy, soprattutto
sono cose dedicate ad una fascia d'età un pochettino più teen, più divertente e più estrosa e estroversa. Vi faccio vedere perché. Allora, loro praticamente mi hanno semplicemente chiesto l'indirizzo per spedirmi le cose, quindi non mi hanno fatto scegliere nel loro catalogo, per cui non posso dirvi niente a proposito di un qualche cosa di scelto o non scelto, però mi hanno spedito tre cosine, di cui due non sono il mio genere, ma capisco chi le porta, cioè forse sarebbero stato il mio genere magari qualche anno fa. E quindi probabilmente le regalerò a mia nipote che è più piccola, però che apprezzerà molto perché sono già certa che gli piaceranno un sacco. Mentre invece una è proprio il mio genere, per cui me la terrò io. Allora, quella che è il mio genere è questo braccialetto. Ve lo faccio vedere così. È un braccialetto doppio. Si mette così e praticamente ha qua uno sbralusento, ovviamente io adoro gli sbralusenti, per cui ed è color argento, per cui lo metto con tutto. Questo mi piace veramente molto molto molto. Si può stringere e allargare perché è fatto con questa sua, insomma, cosettina qua, e questo mi piace veramente molto. Non so se ho detto che il brand si chiama Rings and Things. Comunque, poi c'è questo anello doppio che però, essendo così piccolo, secondo me o si tiene nella parte superiore delle dita o bisogna avere delle dita veramente molto sottili. A me potrebbe andare nell'anulare e mignolo perché effettivamente qua ci sta. E questo potrebbe piacere molto a mia nipote. In realtà anche a me piaciucchia. È rosa con delle specie di borchiette e dorato sotto. Ma il pezzo forte è questa collana lunga, il cui pendente è un occhio, e adesso non datemi della figliata illuminata, perché ogni volta che fai vedere gli occhi ti dicono: ah, fai parte degli illuminati. No, ragazzi, veramente, è un caso, magari loro, l'azienda, non lo so. Ecco, e quindi questo è il mitico occhio. Spero che si veda. Tra l'altro hanno messo un meraviglioso occhio castano. Vabbè, questi sono i gioiellini. Anche per Rings and Things avete uno sconto, mi pare che sia del 10%. 10% su qualunque tipo di gioiellino vogliate comprare. Io, come al solito, vi ringrazio di essere stati con me per tutto il video. Vi chiedo ovviamente un like se questo video vi è piaciuto e vi mando il solito bacio e tantissimo, tantissimo amore.